Beh, penso vorrei essere un punto di riferimento magari per i più giovani e dare l'esempio, aiutare i giovani a crescere e a migliorarci. Vabbè, andiamo a Crotone a giocarci subito una partita importante perché è una squadra appena retrocessa che vorrà di sicuro vincere il campionato. Hanno i giocatori e le potenzialità per farlo, quindi sarà molto difficile andare a giocarcela fuori casa. Però andiamo col nostro solito spirito e proveremo a portare a casa dei punti. Sto abbastanza bene, no, sono contento perché evidentemente avevo già dimostrato qualcosa l'anno scorso e anche comunque la mia voglia di fare, di lavorare è stata apprezzata. Ho lavorato molto durante l'estate per stare bene e farmi trovare pronto, quindi ogni occasione è buona per far bene. Vabbè, sempre senza paura, è comunque una partita di calcio, noi andiamo e proviamo a fare le cose che facciamo ogni giorno in settimana, quelle che ci chiede il mister e poi ogni partita è a sé, ci sono momenti della partita in cui si può andare magari più offensivi e altri dove dobbiamo comunque difenderci e fare una gara di sacrificio con tutta la squadra. Questo è il mio grande obiettivo. Perché è quello che voglio fare da un paio d'anni a questa parte, ritrovare la continuità e lavorare al massimo per ogni settimana e per ogni partita. Sì, è un bel gruppo, e come comunque l'anno scorso, anche quest'anno deve essere la nostra forza, ci dobbiamo aiutare e migliorare a vicenda, quindi un bel gruppo sia di giovani che anche giocatori più esperti, quindi dovrebbe esserci il giusto equilibrio per far bene. È una partita molto tosta, non sarà per niente facile, loro vorranno imporre il loro gioco, che sappiamo molto bene quanto sono bravi e noi dovremo essere bravi a stare attenti, sempre attenti per tutta la partita e sfruttare quelle occasioni che ci capiteranno. Vabbè, per la seconda domanda, oltre a lui hanno tanti altri giocatori molto, molto forti. Per la categoria soprattutto, e la nostra arma potrebbe essere, come sempre, è l'unione, l'unione della difesa, dei nostri centrocampisti e di tutta la squadra. Dobbiamo difendere insieme ed attaccare insieme. Quando riusciamo a rimanere corti e ad aiutarci sempre, anche le partite possono diventare più facili di quello che sono. Sì, la dedica sul gol è a mio nonno, che ho perso quest'estate, poco prima di ripartire. E quindi era la prima partita che giocavo senza di lui ed è tutto suo.